visto che immagino che non abbiamo molto altro da fare, andiamo a dormire. Sotto dite che. Kizuiteru ka? Kono tokoro no shinbun kishi. Ok. Sore made futsuu datta mono ga aru hi o sakai ni kyū ni kuchi mo kikenai hodo no mukiryokushou ni ochiru. Sindrome apatica. Hayari rashii na. Kiji dewa stress sei toyukoto de katazukerareteru ga. Sonna wake aru ka? Zettai yatsura no shiwaza da. De na kyō omoshiroku nai. Aikawarazu da na. Hitori de daijoubu ka? Nani, shinpai nai. Training no tsuide da. Ho solo una domanda, ma è una domanda vaga. So che adesso siamo probabilmente lontani, forse no, forse sì, dall'azione vera e propria, ma le mie persone avranno il condivido esperienza o di nuovo dovrò allenarle una per una? Sento la gente che parla. Le voci sul... cos'era? Il bagno? È roba vecchia, e poi è solo una storia di fantasmi, non sono voci. Parli di quella ragazza, vero? Quella del secondo anno. Ha smesso di venire a scuola e se ne sta tutto il giorno seduta a fissare le pareti. E quando la madre prova a parlarle, non dice altro che sta arrivando. Sta arrivando. Ah, è questa la storia. Vabbè, tanto sarà una roba inventata. Sembra che a scuola si stiano spargendo delle voci inquietanti. Quindi devo andare in bagno? La prima campanella è suonata. Pomeriggio. Sai che mi aspettavo già almeno la prima... Esatto. Aprite i libri, daremo un'occhiata al primo romanzo di Zenzou Kasai. Ma perché proprio lui? Ultimamente mi interessano di più le opere di Tato Kaneko. Di nomi giapponesi che sono difficili da pronunciare. I suoi saggi sono fantastici ed è anche famoso come poeta di haiku. Chissà perché non è nel libro di testo. Beh, la prossima volta vi porterò il suo libro. A proposito, spesso gli haiku usano parole o frasi relative alle stagioni, ma è facile fare confusione. Per esempio, gustosi germogli di bambù e festoni a forma di carpa vi farebbero pensare alla primavera, no? Beh, invece si riferiscono all'estate. I poeti di haiku solitamente si riferiscono alle stagioni in base al calendario lunare. È complicato. Ehi, Iori, stai ascoltando? Ecco una domanda per te. No, ti prego non dirmi che subito ci chiede aiuto. Una pioggia di fiori, miraggio mistico e festoni a forma di carpa. Quale di queste frasi simboleggia l'estate? Non stavo ascoltando, cosa? Phoenix, tu stavi ascoltando, no? Aiuta un fratello! Nella vita quotidiana ti imbatterai nelle azioni che richiedono l'uso di una delle seguenti statistiche. Sapere, fascino e coraggio. Solo tre? Davvero? Solo tre statistiche? Wow, poco però. Puoi aumentare le statistiche sociali compiendo varie azioni in città o rispondendo correttamente alle domande in classe. Tieni due occhi aperti per le attività che potrebbero farti migliorare. Quale frase simboleggia l'estate? Festoni a forma di carpa. Sì, esatto. Quindi mi stavi ascoltando dopo tutto. A proposito, miraggio mistico e una pioggia di fiori rappresentano la primavera. Il miraggio è un fenomeno naturale che si verifica alla fine di marzo e all'inizio di giugno, e una pioggia di fiori si riferisce ai petali che cadono dai ciliegi in fiore. Non è da intendersi nel senso letterale. Vedete di ricordarlo, il prossimo argomento è... Beh, lei sa bene che mi piace stare attento. Ed aver salvato le chiappe, Phoenix. Sarkoi ha suggerito la risposta, deve avere un'ottima memoria. Porca troia, due secondi prima l'ha detto, non è che... Sono diventato leggermente più popolare. Che dire, sono fascinoso io. Wow, un triangolo. Dopo aver visto... Cacchio, persona 5 e persona 4 che avevano già 5 statistiche, madonna mia. Averne 3 è tipo un miracolo. Per oggi le lezioni sono finite, dovrei tornare al dormitorio. Così, subito. Ah, proprio le prime giornate volano con piacere, vero? Ehi, Junpei! Che ci fai lì? L'area commerciale di Watodai è molto animata di pomeriggio. Eh beh, escono tutti gli studenti. Ah, proprio... Pensavo che andavamo da lui, onesto. E lei è? Naruhodo, kare ka. Gentiluomo elegante. Buonasera. Ah, ok. Ok. Ikutsuki. Ikutsuki. Non è difficile, dai. Ok. Dobbiamo parlare, immagino.
部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。Non si preoccupi. In realtà sto benissimo qua. Ho una stanza tutta per me. Chi altro vi è qui? L'altra nuova ho visto. No, sono a posto. Perché siete qui? No, no. Però pensavo ci fosse qualcosa di grave. Direi di no. Ah, ok. Allora, di quello che è successo l'altra notte direi di no. Chi altro vive qui? Quindi noi, lei, il tizio rosso e l'altra. Ok. Certo. Hai altro da chiedermi? No. Probabilmente lei si sarebbe arrabbiata se l'avessimo chiesto. Oh, ma che palle! Tu, mettetemi il fuso orario, mettetemi un cazzo di coprifuoco. Fatemi andare a letto anche prima, alle 6 di sera. In realtà vorrei solo puntualizzare che l'hai detto mi dispiace. Dovrei sorbirti anche tu le sue pessime battute. Non era così lungo il gomenne, dovrei sorbirti le sue battute. C'è un po' di differenza di parole. Tanto da quanto abbiamo capito noi l'abbiamo fatto già più di una volta, quindi voglio dire. Dovrei ascoltare e andare in camera a riposarmi. Ma se invece non lo Quindi credo che quello che è successo la prima notte li abbia messi già sull'allerta. Ci stanno studiando per capire se anche noi possiamo fare parte del gruppo, mi sa. E ipotizzo che non ci cambieranno mai dormitorio. Però io lo so che rompe il momento, ma noi adesso ci stanno filmando. E quindi proprio è sul letto, il che vuol dire che è all'altezza del lavandino la telecamera. Ma pensa se sotto le lenzuola sentivi e queste continuavano a guardarci. Molto interessante. Ma penso proprio di sì, visto che... Esatto. Visto che il contratto diceva che noi siamo i prescelti dal destino. Io... Ah. Oh, ma... esatto. Corano Spons mi chiede o Krishimas. Oddio mio, tutti gli anime che finiscono così ogni volta. E ora parte l'ora. Quello che è successo l'altra notte diventa tutto verde. Lui però lo vede come noi. Quindi fammi un attimo capire, quando succede questa cosa alcune persone possono muoversi ma tutte le altre vengono rinchiuse nelle bare per proteggerli o per qualche altro motivo non è spiegato. Penso che lo scopriremo. Si sta sciogliendo. Esatto. Sta diventando un'ombra, immagino. Però questa è una cosa a livello di psiche, immagino, perché se la gente diventa apatica vuol dire che gli succede qualcosa nella testa. Cioè non penso che la gente che era lì con lui, che non vede questa cosa, l'abbia visto scomparire. Penso che improvvisamente lui, è successo questo, diventa apatico, puff, e gli altri sono ancora lì. Iwaba kakusareta jikan da. L'ora nascosta.
この時間があることすら感じない。じゃあ彼は、見ての通り彼に象徴化は起きてない。OK。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。Quindi, scusa un attimo, chi vive l'ora buia dorme un'ora di... se mantiene ovviamente la sua forma normale, dorme un'ora di più a notte, sarà riposatissimo ogni notte, fantastico. Se abbia o meno del potenziale. Beh, effettivamente, non c'è successo nulla la prima sera. Ok, quindi per qualche altro giorno non succederà nulla. È il tuo lavoro, sorella, mi spiace. Beh. Igor! La Velvet Room! Yokoso! Perfetto! Gli hanno cambiato doppiatore. Yokoso! Watashi Igor. Watashi no na wa Igor. O hatsu ni ome ni kakarimasu. Piacere mio, fratem. Kochira wa Elizabeth. Onajiku koko no 12. Ok. Quindi sei sorella di Lavenza. Piacere. Koko wa 夢と現実、精神と物質の狭間にある場所、何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。OK. È il documento che ho firmato al dormitorio. Parentesi. Mi sembra più alto Igor, mi sembra meno gobbo e più rialzato. Che tra l'altro mi viene da chiedermi, fra lei, Lavenza e Margaret, chi sarà la più potente? Parere mio? Vista così, credo che sia lei. Sembra la più pazza. Margaret però sembra la più cattiva. Lavenza è la più impetuosa, secondo me. Però credo che Lavenza delle tre sia la più debole. Ok. Non dico di no dell'aiuto, Igor, sappilo. Che cosa, amico mio? Ok, accettiamo la vita così com'è, d'accordo. La nostra carta? Il folle? La chiave di velluto. Ecco, questa è una cosa che spiegano fin dalla fine di Persona 5. Tutti i residenti della stanza di velluto ricevono la chiave, ma il personaggio di Persona 5 la riceve alla fine perché ne era prigioniero, ovviamente, del dio cattivo Yalbatoth, e quindi quando riceve la chiave di velluto si scusa Lavenza perché sarebbe dovuto succedere all'inizio, ma non poteva essere altrimenti. Che tra l'altro qui siamo, credo, in un ascensore, mentre in Persona 4 eravamo in una macchina che non si fermava mai. Alla prossima, Igor. Il 2009, Dio mio. Ho la sensazione di aver fatto uno strano sogno. È ora di andare a scuola. Ehi, oggi ho un sonno assurdo. In momenti come questo la cosa migliore da fare è dormire in classe. La scarica di adrenalina che ottieni dormendo davanti all'insegnante ti migliora i sogni. Non dormire in classe. Wow, prendi lo studio davvero seriamente. Ma ti serve un bel po' di coraggio per dormire in classe, sai? Però, dato che così non ascolto la lezione, più avanti ne pagherò le conseguenze. Oh, ma oggi c'è lettura classica, cioè quell'idiota di Ekoda. Vediamo. Quindi la nostra prima lezione. Ah, lui. Sono il professore Koda, vi insegno lettura classica. Impareremo tutto sul buon vecchio Giappone grazie a delle splendide storie. Emozionante, vero?
Ora alcuni dicono che la letteratura classica non serve più. Oh, sbagliano di grosso. Gli studenti, gli altri insegnanti, non sanno di cosa parlano. Nessuno capisce davvero come dovrebbe... Ho sonno. No, ti prego, non dormire. Perché sicuramente, porca miseria, ci sgama e ci cazia. Chiudo gli occhi per qualche minuto? No, resta sveglio. Mi state ascoltando, almeno? Diamoci una svegliata, ragazzini? Ora, aprite i libri. Il nostro programma inizia con Ise Monogatari, alle origini della letteratura giapponese. È una storia molto interessante. Voi giovani la definireste una bomba. Ah, me ne accorgo che vi siete imbambolati. Abbiamo ottenuto almeno un po' di conoscenza? Sono rimasto sveglio per ascoltare la lezione. Quindi... Dormire ci aumenta il coraggio, ascoltare ci aumenta la conoscenza. Beh, immagino che per il coraggio ci sia altro da fare, quindi... Mattina, pomeriggio. Ehi, come va? Ci fermiamo da qualche parte mentre torniamo? Ho da fare, che cosa? No, dai, vai a farti un giro, va. Ho pochi soldi, paghi tu? Dai, fammi scegliere almeno. Dai, speriamo che scelga bene. Ah, questa è l'altra zona. Anche questa si vedeva nei trailer. Paolovnia. Ok. CD musicali o CD giochi? Vabbè, però aspetta. Effettivamente non credo fosse il periodo del noleggio giochi. Ah no, però era il 2009. Ed eccolo qui, la crane machine. Jack Frost. Tra l'altro non riesco a capire qual è quella dorata, sai? Secondo me non ci azzecca. Proprio mai. Esatto. Non ce la farei mai, Junpei. Mi dispiace. Ho chiacchierato un po' con Junpei prima di tornare al dormitorio. Vabbè, almeno abbiamo visto un'altra zona. Non abbiamo fatto un cazzo, però. Okay. Ehi là? Sei in ritardo. Non voglio essere troppo autoritaria, ma non farla diventare un'abitudine. Ad ogni modo, mi sembri stanco. Perché oggi non vai a dormire presto? Chissà come mai dobbiamo andare a dormire. Mostra la mappa e luoghi che ti trovi le scorciatoie per i viaggi rapidi. Ehi là? Avete nulla da dirmi? Un tempo c'era una responsabile del dormitorio che cucinava e teneva tutto a posto, ma ora siamo solo noi studenti. Forse è per questo che abbiamo una cucina così bella. È un peccato non usarla. E come? Già, non so se ne sono in grado di usarla per farne buon uso però. E Kirijo Senpai non si occupa di cose come il cucinare, ma mi sentirei in colpa se nessuno la usasse mai. Sarò sincera, la luna è spettacolare in questa velata notte primaverile. Per quanto possa tenere l'idea di passare una notte così bella a guardare il cielo, ti suggerisco di andare a letto presto e riposarti a dovere. Non temere, ci saranno altre lune piene. Sono sicuro che ce ne saranno altre. Tanto sicuramente la cucina la useremo noi, guarda. Non ci metto proprio neanche il dubbio. Quindi, se ci becca proprio a pieno, la telecamera deve trovarsi da queste parti. Andiamo a dormire. Che succede? Sono senza forze? Sarà perché non sono ancora abituato a vivere qui. La chiave della stanza. Chi era quell'anziano del sogno della scorsa notte? E cos'era quel discorso sul contratto? Sarebbe da leggere il contratto. Andiamo da Igor subito. No, non dirmi che ci spiano mentre dormiamo così stanotte. Eccola qui. L'ora nascosta. Ottimo. Yahari kyoumi bukai ne, kare wa. Tatoe kage jikan e no tekusei no atte mo.
Lo so, se non lo raffini. Perché siamo i prescelti, ovviamente. Vuoi vedere che questa stanza è dietro la porta grossa che abbiamo visto l'altra volta? Immagino che sia vero quello. È successo qualcosa? Ok. Quindi un mostro gigante? Quanto ci fai che adesso ci svegliamo? Quanto ci fai che ora ci svegliamo? Quella, addirittura. Sei ferito? Certo. Sarà grande quanto tutto il palazzo? Sarada-kun, yatsura nano ka? Hai. Tada, futsuu no yatsu de wa. Porca troia. Quanto ci fai che ci svegliamo ora? Vabbè, ovvio. Corri, Takeba. Che cacchio è successo? Un forte rumore mi ha svegliato. Forse dovrei controllare cosa succede fuori. Entra pure, sono vestito. Vai tranquilla, d'accordo. Anche se dubito che succederà. La pistola? Che cos'è? La spada corta. Andiamo. Ti seguo, sorella. Finalmente si inizia a combattere. Quella. Cos'è quell'aura incredibile? C'è più di un nemico. Oh, pensa un po'. Chi l'avrebbe mai detto, Yukari? Andiamo sul tetto. Ovvio, solita strategia. Le entrate sono bloccate, saliamo di sopra. Dobbiamo raggiungere un posto sicuro, sbrighiamoci allora. Scappiamo di sopra, sbrighiamoci allora. Direi di sì, sorella. Dai, sbrighiamoci. Bello come inizio. So che sono improvvisa, stavi dormendo, prometto che spiegherò tutto. Dai, tranquilla, io come giocatore ho già capito tutto. Cosa vuoi che sia stato? Sta salendo pure il mostro. Suono melmoso. Muoviamoci, forza. In che senso? Perché? Esatto. Perché non va... Forse perché o non vuole farla uscire o non vogliono farne entrare altre. Ecco perché devono sempre tenerla chiusa. Esatto. Il mostro ci ha seguito? È arrivato? Ma noi proprio ne ha per i balle, non diciamo nulla, non facciamo nulla. Guarda quante manine.
Eccola qua! Un'ombra. Che ammetto, il fatto che siano tutte simili nei primi giochi, quindi sia questo che il quarto, è carino. Però preferisco il quinto, che tutte hanno l'aspetto delle persone alla fine. Alla fine. Se vuoi vivere, usala. Eccola. Porca troia, che manata gli ha tirato. Ah, noi proprio... Non ci caga neanche. Itazo. Mate. Esatto. Adesso succede qualcosa. Ma dov'è sta telecamera, scusami? Come fa a vederci? Abbiamo già capito tutto. Sparati. No. Finalmente un sorriso. Oh, Nanji Wawaru. Perfetto. Bello Orfeo. Figo. Ecco, esatto. Quella. Sta già succedendo qualcosa di diverso. Esatto. Allora, io non so il perché cambi forma, però anche questa è la tua persona. Sono entrambe la tua persona. Lui è sorpresissimo comunque. Orfeo è quella principale. Ma tu perché cambi forma e prendi anche questo aspetto? Porca troia. Ne abbiamo manco combattuto. L'ha fatto tutto lui. Che fai? Te lo mangi? Ma porca troia, è Evangelion sta roba! Ma è Evangelion totale sta roba! Non capisco perché coesistono due persone nello stesso involucro. O meglio, perché da Orfeo diventi la seconda persona, non è un risveglio, è proprio una trasformazione, o meglio, ne esce addirittura fuori da Orfeo. Questa cosa in realtà mi incuriosiva già dai tempi di Persona 5, perché entrambe erano la persona, appunto, del terzo protagonista. Che tra l'altro non vedo l'ora di tirare fuori anche le persone di Persona 5 e 4, ma comunque. Lui è sbalordito totalmente, e senza parole. Potere risvegliato. Sì, ed è stato facilissimo. Tranquilla, ci penso io. E ora? Basi di combattimento. Bella la spada. Eh beh, l'abbiamo affettato a metà, voglio dire. Quindi, persona, guardia e attacco. Abbiamo aghi, e di sicuro sono deboli al fuoco, statistiche della nostra persona. Ecco, io volevo capire questo. Ci sono tre statistiche d'attacco fisico. Abbiamo fuoco, ghiaccio, elettrico, che siamo probabilmente debole. Vento, luce e l'ultimo, penso sia l'oscurità, per forza. Tutte le statistiche sono ovviamente alla base. Però, o forse adesso è ancora presto, o in questo gioco non ci sono le abilità della persona. Direi di fare A1,
un attacco magico, che ovviamente erano deboli. Ovviamente, e così, ancora uno, attacca! Due colpi addirittura! Vai, prosegui. Quindi, le armi hanno anche quantità di attacco diverse? I mostri sono spariti. E ovviamente siamo morti dalla stanchezza noi ora. Orca troia, non lo vedi? Una favola. Vai tranquilla, questa si è già innamorata di noi, l'abbiamo salvato la vita. Tun 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 tun. Eccola. Yokoso. È sempre un piacere vederti, Igor. Ma mi spieghi perché avevo due persone? O meglio, perché è successo quello che è successo? Ok. E fino a qui noi già lo sapevamo. La mia psiche? Persona to wa anata ga anata no sotogawa no monogoto to mukiatta. E ok, questo già lo sappiamo ormai da due giochi interi. Samazama na konnan ni tachimukatte iku tame no kame. Oh, sbagliato, scusami, volevo fare il registro. Sbaglio o ricordo male? In Persona 4 non parlano mai di maschere. In Persona 5 per ovvia ragione. Ma potrei sbagliarmi, ma nel quarto non dicono maschere. Comunque, una maschera? Persona nōryoku to wa kokoro o gyosuru chikara. Ok, ovvio. Quindi tutti i legami con i social. Ma certo, ovvio. Quindi fatti tanti amici e le tue persone miglioreranno. D'accordo, quindi quando sarà il momento del bisogno torneremo. Sayonara. Ho sbagliato. Però non sono andato tanto lontano, eh. Porca miseria. Siamo fatti una settimana di sonno. La mia mente si schiarisce. C'è qualcuno accanto a me, Yukari, ovvio. Ciao, sto benissimo, non lo vedi? Una favola. Perché ti ho salvato, ovvio. Beh, immagino. Ti sono morto davanti. Ah, minchia, abbiamo perso già una settimana all'inizio della scuola. Tranquilla, eri la principessa in pericolo. Cos'erano quei mostri? Ecco, questo è importante da sapere. Esatto, le ombre. E questo lo so. Tranquilla, tanto lo sapevamo che ci stavi spiando, quindi. Grazie. Ah, ecco, strano. Perché mi dici questo? Ok. Ah, wow, addirittura. Corretto da parte tua, ti ringrazio. Ok. Posso ipotizzare già che cosa succederà? Scopriremo o tramite la storia o tramite il suo confidant che cos'è stata quell'esplosione. La butto lì, poi magari no, eh. Esatto, se lo dice già lei, voglio dire. Beh, immagino, era enorme quella roba là.
Ho avuto paura anch'io, non è colpa tua. Demo gomenne. Sore ni okita sousou konna hanashi. Matteru aida iroiro kangaechatte sa. Ima made iroiro kakushite ta shi. Mazu wa jibun no koto hanasanakya tte. Ti ringrazio per la tua onestà. Dareka ni hanashitakatta nda, zutto. Non ti preoccupare, ora siamo amici, no? Già, soro soro iku ne. Me o samashita tte shirase naito ikenai shi. Grazie. Me ga sametara sugu tainin dekiru tte itte ta kara, kyou no uchi ni modoreru to omou yo. Speriamo, guarda, speriamo che... Dobbiamo fare altri controlli. Oh no, hai perso un anno intero di scuola. Game over. Oh, fuck. Ehi là, sono tornato. Sono davvero sollevata che tu sia uscito dall'ospedale. Non esagerare, mi raccomando. Vuoi riposarti? Tranquillo, ora la tua stanza è sicura. Meno male. Ma ci sei solo tu, sorella? Kirijo Senpai dice che oggi farà tardi. Credo che stia organizzando dei documenti per te. Ehi, cerca di non strafare a scuola domani, ok? Immagino già Junpei. Ehi, Fra! Che cacchio è successo? Sei sparito già neanche dall'inizio della scuola. Posso vedere l'equipaggiamento? No, ancora no.